termine di queste baroccherie pugliesi non posso che ringraziare il Giovani Pesello Festival per avermi dato questa opportunità, sia come giovane promessa nell'ambito della musica, del canto lirico, e sia proprio come pugliese, dal momento che il tema della serata era appunto una veduta di tutta l'opera a cavallo tra il 600 e il 700, dovuta appunto ai più grandi compositori pugliesi. Piacerebbe comunque al termine degli studi proseguire su una specializzazione più di tipo barocco. Ovviamente ci vuole tanta dedizione, tanto studio, tanto impegno e spesso bisogna anche lottare con la realtà sociale presente. Però magari un compito, a parte gli obiettivi personali per il futuro, un compito potrebbe anche essere quello appunto di portare la gente a conoscere questo tipo di musica e ad apprezzarla di più, perché se si ha un quadro davanti, uno ne ammira la bellezza anche non essendo pittore, ma la musica per poterla apprezzare bisogna eseguirla. Quindi se non c'è chi la esegue, non c'è chi può ascoltarla. Tant'è vero che in vista dell'anno prossimo, che è l'anno in cui verranno festeggiati i 200 anni della morte di Pesiello, anno in cui si prospetta un grande festeggiamento, una serie di esecuzioni appunto paesielliane, l'augurio è che tutti quelli che si avvicinano a Pesiello, perché per carità, cioè ben venga che la gente si avvicini al nostro compositore, però l'augurio è che possa eseguire tutto di Pesiello, non solo le solite arie scontate, perché sennò non si porterebbe a termine il compito appunto di divulgare la cultura e quindi la musica del nostro come degli altri compositori pugliesi. Importante per la nostra formazione artistica, ma anche per la nostra formazione umana. Io studio a Roma, al Conservatorio di Santa Cecilia, dove lì ho potuto intraprendere gli studi specializzati in questo repertorio, nel repertorio rinascimentale barocco. Purtroppo sono dovuto andare a Roma per intraprendere questi studi perché qui non c'era questa possibilità, non c'erano neanche i docenti che potevano farlo. Credo sia stata una bella serata, abbastanza interessante. Ringrazio il Festival Paisiello per questa opportunità. Questa sera abbiamo potuto tutti ascoltare il connubio che si creava tra voci, clavicembalo e violoncello. Di solito nelle opere oppure nei concerti questo ensemble non è solito per l'appunto, è un ensemble abbastanza cameristico e grazie al timbro particolare del clavicembalo, un timbro per l'appunto settecentesco, riesce a regalare dei suoni e dei colori che tutt'oggi non è possibile riscontrare. Comunque, è stato fantastico questa sera poter interpretare questi brani e vorrei ringraziare tutti per questa opportunità datami e sono felice di essere qui.